Buongiorno seduti. La traslazione. Inavvertitamente divento un deficiente. Mi rilasso, poi collasso, e la mia mente che va a spasso. Indifferentemente, con un ghigno un po' invadente, manco fossi Lorenzinho, mi diverto a centrocampo, dove inesorabilmente incontro tanta altra gente che ha paura di avanzare e retrocede fino all'area di rigore irreparabilmente. Intervieni scioccamente, il portiere non ci arriva e ti ritrovi alla deriva. Alla deriva, alla deriva, alla deriva, alla deriva. Possibilmente prendo atto di un mio riscatto economico, sociale, poi morale, intellettuale. Misteriosamente il campo mi va stretto, qui si soffoca e si gioca, io non ho più la stessa foga. Indiscriminatamente tutto il pubblico mi fischia, altamente me ne infischio, corro indietro e non m'arrendo e ritorno nuovamente in quell'area di rigore per affrontare le mie paure. Chiudo gli occhi, calcio forte con destrezza, nuovamente nella mia rezza. Molto bella per un giocatore. Sì, perché la squadra voleva giocare. Stare soprattutto con i piedi per terra. Questo è merito di tutta la squadra, no? Abbiamo fatto una ottima partita. E alla fine abbiamo portato a casa questi grandi punti. La squadra è una cosa molto bella per un giocatore. La squadra si sentiva l'impresa nelle gambe. È sempre difficile dimostrare le nostre qualità. Sì, sì, contento soprattutto perché abbiamo vinto. Nel sistema c'è una falla, forse la palla, forse la palla. Nel sistema c'è una falla, forse la palla, forse la palla. Nel sistema c'è una falla, forse la palla. Nel sistema c'è una falla, palla, 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 palla. Pareggiate, l'ho fatto. Abbiamo fine, l'ho fatto pareggiare, sennò non ti dispiacere, non ti è stata una bella partita. Guarda, guarda questo pubblico che ti saluta. Allora!